Io non volevo fare quella fine, svegliarmi presto tutte le mattine, il frigo nuovo, il mulino bianco, mai preso mutuo, col letto bianco, ci si fidava della pubblicità, villaggio turistico, Jerry Calà, tua madre poi ti vuole a casa cena, non si parla con la bocca piena. Se ti fa paura quanto il tempo scorre, se ti addormenti è meglio, perché io parlerò tutta la notte, perché poi sto meglio. Quando ti svegli scegli tu la strada, non ci pensare che comunque vada, avremmo fatto una vita diversa, senza una casa, una finestra. E non è colpa dei nostri genitori, non è una gara che ha fatto più errori, non è una gara che si fa più male. Tu non pensare agli occhi di tua madre. Tu non pensare agli occhi di tua madre. Pensare agli occhi di tua madre, che non volevi neanche somigliarle, e si specchiava in un pavimento pulito, e noi due penne non riusciamo a farle, e questo stage non è neanche retribuito, e questa casa non è un albergo, e quel divano non è un ripostiglio, non so se sarei buono come padre, non sono stato buono come figlio. Ma se ti fa paura quanto il tempo scorre, se ti addormenti è meglio, perché io parlerò tutta la notte, ma parlo piano che se no ti sveglio. Scegli tu la strada, non ci pensare che comunque vada, avremmo fatto una vita diversa, senza una casa, una finestra. Diamo la colpa ai nostri genitori, non è una gara che ha fatto più errori, non è una gara che si fa più male. Tu non pensare agli occhi di tua madre. Tu non pensare agli occhi di tua madre. Non pensare agli occhi di tua madre. Non pensare agli occhi di tua madre. Ok, siamo di nuovo online. Questa è una intervista particolare di Como Face to Face, dove abbiamo come ospite il ricercatore del CNR di Cosenza, che è il Consiglio delle Ricerche, Nazionale delle Ricerche, Rizzuti Bruno. Buongiorno Bruno. Salve, saluto lei e saluto ovviamente anche tutti quelli che ci ascoltano. Grazie per aver dato la sua disponibilità. Mi sembra un argomento molto importante quello di cui andiamo a parlare oggi, che è relativo allo studio fatto da parte appunto del signor Rizzuti Bruno con l'Università, se non sbaglio, di Saragossa e Madrid, quindi spagnole. Magari appunto introduca lei già subito tutto il discorso, io poi magari farò delle domande quando... Certo. Allora cerchiamo un po' di spiegare innanzitutto che cosa è stato fatto, partendo dal fatto che per combattere il coronavirus vanno seguite tante strade. È una guerra che ha bisogno di tante armi, ha bisogno sicuramente del vaccino, perché non può essere risolta senza un vaccino, ma ha bisogno anche di tanti altri farmaci per trattare chi è già malato, quindi persone per cui il vaccino non serve, o per trattare persone che in futuro si ammaleranno. Su questo possiamo anche tornare dopo. E da questo punto di vista sono molto importanti tanti farmaci, quelli che fanno abbassare la febbre, quelli che insomma che aiutano in altri modi, ma anche i farmaci di tipo antivirale. Ricordiamo che ci sono delle malattie anche molto gravi, come per esempio l'AIDS, che è stata sconfitta senza mai arrivare ad un vaccino, solamente grazie allo sviluppo di farmaci antivirali. Ecco, da questo punto di vista ci sono tanti che stanno lavorando su molecole di questo genere, e mi è capitato anche a me di lavorare su questa tipologia di farmaci, perché
perché sono stato chiamato in causa dai colleghi spagnoli che stavano appunto lavorando sull'argomento. In particolare il leader del gruppo di ricerca aveva già lavorato in passato sul virus della SARS, quel primo virus originario che si è estinto fortunatamente da solo, e quindi partiva già avvantaggiato. Abbiamo quindi studiato la proteasi principale del coronavirus, che è una proteina che è fondamentale al virus per fare la sua replicazione virale, e quindi siamo andati a vedere. Abbiamo fatto sostanzialmente due cose. Abbiamo visto quanto questa proteina è stabile, questa è una cosa di interesse più generale in campo scientifico, e poi una cosa che ha avuto il maggior impatto sull'opinione, diciamo, pubblica un po' meno specializzata, che è quello di scoprire che c'è una molecola, la quercetina appunto, che ha delle proprietà antivirali e che può essere, diciamo, utilizzata come punto di partenza per creare un farmaco antivirale. Questa cosa qui ovviamente è stata di impatto soprattutto perché la quercetina è una molecola naturale, quindi noi siamo abituati a pensare che le molecole naturali, insomma, fanno bene per il solo fatto che sono naturali e che, insomma, si può risolvere il tutto anche, diciamo, senza passare attraverso farmaci molto complessi. Chiaramente questo è vero fino a un certo punto, è una molecola iniziale su cui lavorare e tanti al mondo in questo momento stanno lavorando su questo e su altre molecole antivirali. Interessante. Quindi sta dicendo, ed è importante, che non basta assumere quei prodotti vegetali. Ho letto che sono presenti nelle cipolle, nel radicchio, nei capperi per tutelarsi, o almeno magari è una cura preventiva, però nel momento in cui la malattia progredisce c'è bisogno di appunto uno studio complesso dove si ha poi a disposizione un farmaco antivirale adatto per combattere questo virus, giusto? Sì, in realtà noi da buoni italiani ci piacerebbe risolvere il tutto semplicemente mettendoci a tavola e mangiando bene, esatto. Ma la questione chiaramente non è così semplice. La quercetina è interessante non tanto perché è una molecola naturale, per noi una qualsiasi molecola naturale o artificiale, purché blocca il virus, sarebbe utile. Il fatto che la quercetina sia naturale è più interessante da altri punti di vista. Un punto di vista, per esempio, è che si parte da una molecola con cui noi spesso abbiamo contatto, quindi una molecola di partenza ben tollerata e quindi si può assumere in grosse dosi e quindi è una molecola più sicura con cui lavorare per trovare altri farmaci. L'altra cosa ancora è che è una molecola che, proprio perché è naturale, non è brevettata né brevettabile da nessuno, quindi questo significa che chiunque al mondo ci può iniziare a lavorare da subito senza avere difficoltà legate a brevetti o situazioni di questo genere. E poi se si unisce il fatto che dal punto di vista molecolare abbiamo già dimostrato noi che è molto efficace a bloccare, come dicevo, questa proteina chiave per la replicazione virale, tutte queste cose messe insieme ci danno in mano una molecola molto promettente, probabilmente una delle più promettenti al momento, però è una molecola su cui lavorare e che, insomma, non basta sicuramente mangiare bene per salvarsi dal coronavirus, ecco. Esatto. Questo è un messaggio importante. Esatto, mettiamo in chiaro questa cosa e passerei alla domanda successiva, che si collega un po' a questa, nel senso, mi viene da dire, e lei stesso ha detto che molti già adesso si sono, dopo questa scoperta, si sono messi al lavoro. Vorrei sapere se lo sa, a che punto si è arrivati e di conseguenza in che modo la comunità scientifica ha preso questa scoperta, come si è comportata, come si sta comportando. Ma guardi, è una situazione in questo momento estremamente complessa, non solamente dal punto di vista sociale quello che sta succedendo, ma anche dal punto di vista scientifico. Per darle un'idea, leggevo recentemente che fino alla fine del mese scorso, diciamo fino ad oggi, il numero di pubblicazioni che sono state fatte, quindi di gente che sta lavorando su molecole, su vaccini, su qualsiasi cosa che può essere connessa a dei farmaci che possono bloccare il Covid, è di circa, per darle l'ordine di grandezza, di 70.000 differenti lavori. Quindi è chiaro che in tutto questa, in,
tutta questa attività che serve in campo scientifico c'è veramente di tutto ed è anche difficilissimo seguire una letteratura di questo tipo. Noi sappiamo che c'è tanta gente che ci sta lavorando, qualcuno sta lavorando alla quercetina cercando di modificarla, ma di questo abbiamo poche notizie sporadiche. Qualcun altro invece, di questo abbiamo notizie un po' più certe, sta cercando di ovviare a dei difetti della quercetina. Uno di questi è il fatto che sia poco assimilabile, poco solubile, e quindi cerca di utilizzare una somministrazione che non sia quella orale, quindi non ingurgitandola, ma attraverso per esempio uno spray nasale. E su questo abbiamo delle aziende americane che ci lavorano e anche dei lavori di accademici che suggeriscono che potrebbe essere una via percorribile. Qualcun altro sta cercando di veicolarla attraverso l'ossigeno che bisogna dare ai malati più gravi, oppure veicolarla attraverso altri mezzi. C'è tutto un campo di ricerca che si chiama drug delivery, che riguarda come far arrivare un farmaco fino al punto dove serve nella maniera, diciamo, ottimale. Quindi ci sono tantissimi che stanno lavorando su questa molecola per modificarla oppure per somministrarla in maniera differente. Qualcuno sta addirittura la sta testando anche sull'uomo in studi clinici. Abbiamo notizia di studi fatti in Turchia e anche uno in Arabia Saudita, sponsorizzato per esempio in quel caso dal Ministero della Sanità arabo. Però questi sono studi preliminari e si scontrano anche col fatto che è difficilissimo capire cosa funziona e non funziona per il Covid, perché è una malattia particolare che, come tutti sappiamo, dà una varietà di sintomi enorme. Quindi anche chi non prende nessun farmaco può essere assolutamente asintomatico, come può rischiare la vita o addirittura perderla. Quindi in questa situazione è veramente, veramente molto difficile testare farmaci, capire cosa funziona e cosa non funziona. È una guerra generale in cui diciamo, tutti i ricercatori sono impegnati e si cerca di trovare qualche cosa che possa funzionare. Ok, mi viene da pensare, non conosco assolutamente la posizione dell'AIFA, volevo chiedere se si è espressa proprio a lei, che è il diretto interessato dello studio. Guardi, l'AIFA, noi più in generale ci riferiamo all'FDA, che è l'equivalente americano, che è l'ente internazionale ed è quello che garantisce diciamo, i farmaci anche a livello internazionale. Mm-hmm. Nessun farmaco al momento si può chiamare tale per combattere il Covid. C'è il Remdesivir, che in questo momento è stato approvato come farmaco, ma funziona talmente poco, è un antivirale, è stato reso famoso dal fatto che l'hanno dato anche al presidente Berlusconi quando si è ammalato, ma funziona molto poco. Tutte le altre cose non sono state, cioè sono state sperimentate, ma in realtà non funzionano. Quindi anche la famosa clorochina o idrossiclorochina che propagandava Trump, oppure il ritonavir, che è un farmaco anti-AIDS che si è cercato di usare per il Covid, in realtà non hanno funzionato. In questo momento non esistono farmaci, nessuno può chiamarsi farmaco, e quindi neanche a maggior ragione la quercetina. Sono tutte molecole promettenti, ma che vanno ulteriormente testate. Sì, della clorochina ne abbiamo parlato anche qua con degli ospiti precedenti. Si è detto che ovviamente non funziona quando la malattia è pregressa, ma in caso ai primi sintomi può essere. Guardi, una gli ultimi soluzione. Studi mostrano che anche ai primi sintomi, agli ultimi, eccetera, eccetera, non funziona in nessun caso. Quindi la clorochina, che pure è stata data a migliaia di persone malate anche in Italia, è stata data sperando che avesse un certo effetto in una situazione in cui tutto può aiutare, ma la clorochina è adesso abbandonata e non si dovrebbe usare più. Ok, e ci avviamo in conclusione, che mancano 38 secondi, abbiamo ancora una domanda, io magari stopperei qui e riprenderei subito dopo con la nuova registrazione, perché se no non stiamo nei tempi. Quindi stop e riprendiamo subito, va bene?